Impegna nella propria vita, disegna il proprio volto e fuori di questo volto non c'è niente. Evidentemente questa idea può parer dura a qualcuno che non è riuscito nella vita, ma d'altra parte essa dispone gli animi a comprendere che soltanto la realtà vale, che i sogni, le attese, le speranze permettono soltanto di definire un uomo come un sogno deluso, come una speranza mancata, come un'attesa inutile, e cioè di definirlo negativamente e non positivamente.